Bella a tutti ragazzi, qui è Bazu che vi parla e oggi siamo su un altro gameplay con Diablo 3. Lo so che mi vedrete con la stessa maglietta del gameplay scorso, ma non è perché non mi cambi la maglietta fisicamente, ma è perché voglio registrare almeno un bel pezzo della trama di Diablo 3, tutto di seguito, così non ho rottura di scatole che deve salvare, non mi salva magari alcuno di oro. Non mi salva tutti questi progressi nella caverna, poi me li devo rifare io, non visto dalla videocamera, quindi lo faccio direttamente tutto, senza pause, senza proprio niente, fino a che ho tempo, cioè fino a che non devo mangiare, non sto per... loro, i loro incantesimi. Sigilla morte. Ok. Devo tentare di uccidere almeno questo qua. Ok, sto ricevendo un sacco di danno. Però quelli là continuano a ricevere danno in seguito al mio incantesimo, un altro ragno che utilizza. Devi morire! Se muori mi lasci il segno ad altre due persone, vai. Muori. Lui ora, essendo l'ultimo rimasto nel vicino raggio, è come se ne avesse due di segni. Quindi praticamente prende il doppio segno. Wow, livello 34. Uno di forza, 3 di destrezza, 2 di intelligenza e 2 di vitalità. Quindi significa che abbiamo più di, vedete, prima avevamo 6252, 250, scusate, e ora 252. Lo so che vedete è pochissimo, però fidatevi che due di vita possono fare tra la vita, possono fare la differenza tra la vita e la morte, appunto. Lo so che è una cosa un po' ripetitiva, però sono abbastanza fondamentali quei due di vita. Cosa? No, 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 loro e i loro incantesimi brutti e strani non mi piacciono. Su questi metto magari anche il segno. È mio fratello che mi chiama. Sì, Alvin, c'è un sacerdote. Prendi. Ciao. Già stai registrando. Secondo te perché ci sono tutti questi fari accesi? No, la lascio. Mi chiedeva se la toglievo. No, la lascerò. Così per sfizio. Livello 2, scendiamo ancora più in profondità, dai. Scappa. È la solita tecnica. Adesso gli mettiamo un segno maledetto. Io lo chiamo così. Lo so che è il segno della morte. Sì, marchio della morte, scusate, neanche segno. Proprio il marchio. Ma purtroppo mi viene troppo da dire segno della morte. Sigillo della morte, che ne so. Ok, stiamo scendendo, siamo più o meno a metà della vita. Se la stanno prendendo col mio servo. Ricchezza potrebbe essere la cosa migliore al mondo. È imparagonabile. Stai sempre a parlare, vero? È una delle mie qualità migliori. Ma che qualità! Devi star zitto e combatti! E combatti! Stai zitto e combatti, nuovo detto. A posto che mangia e pacitu, cioè. Mangia e stai zitto proprio, ma non mangia, ma combatti e non parlare. Mamma mia, che spavento, pensavo fosse uno di quei tizi brutti. Ah, tu che fai qua? No,
praticamente questo qua, se voi non lo sapete, se cliccate ok vi porta all'ingresso del sotterraneo. Ingresso, io essere cinese, non pronunciare. Mamma mia, ingresso. Più che altro... Ah! Cioè, se uno è aracnofobico non può giocare a sto gioco. No, 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 no. Resuscita il corpo. Voi non avete capito cos'è precisamente appena successo. Questi, ogni volta che viene colpito da uno di quelli, praticamente vi immobilizza. Fatemi tenere qua perché uno ti marcherò a morte te, così appena morirai, perché prima o poi dovrai morire, tanto dovrai morire. Ok, non ti possono fare niente mentre che stai utilizzando questo. Aspettate, invece ti possono fare danno. Loro non riescono a colpirmi in questo preciso istante perché sto facendo le bombe malvagie, quindi possono colpirmi soltanto in breve, ma io li sto uccidendo. Te, gli altri ragni non sono niente. No, giuro che se muoio per sti ragnetti qua, ma non per qualcosa là di prima, mi arrabbio e tanto. Scappa. Cioè, mi sono appena iper salvato proprio. Madosca, mi aveva avvelenato, la mia vita saliva lentamentissima. Lentissimamente. Ah, c'è un forziere splendente. Praticamente questi sono tra i forzieri più redditizi. E cristallo opaco. Spero mi abbia dato tipo un sacco di oro. Sì. Questo è il tuo oro, non spenderlo tutto in un posto solo. Accessori, ali, mascotte. Com'è? Vabbè, passa oggetto. Boh, fatto sta. Aspettate, io ho l'armatura con le gemme incastonate, quindi destrezza. Non mi conviene, perché questo diamante lo terrò e lo... cioè quel diamante, quel rubino lo terrò, perché può essere molto... si può livellare. Oggi sono cinese. Livellare. Il problema è che se ti colpiscono, che hai quasi finito, ti si... Uccidili prima che mi uccidano! Volevo dire, ci uccidano! Cosa? Non mi ricordavo più! Orco il balbarbero! Aspetta che c'è la gente brutta che mi insegue. Scappa, scappa, scappa l'ape Maya. Balbarbero che mi insegue. Ah, na, 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 na. Scappa, scappa, scappa in una, scappa in una grotta prima che ti uccidano. Scappa, 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 se tu non vuoi morire. Scappa, 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 scappa. No, pronti con la Q, pronti con la Q, pronti con la Q.
che trovare di soltanto, no? Mi sono cercano ancora la redenzione della loro figlia. Chi reggerà la distruzione della città che ha dato il Natale alla loro faccia? Proseguiranno a ovest verso i territori della Marca Occidentale? L'odio non basta. Cosa perde? C'è loro. Non ho sentito niente. Se voi avete sentito qualcosa, riferitemelo nei commenti, perché io non ho capito niente. Una alabarda. Metterò ovviamente, avranno un limite d'età che sarà quello del gioco, perché non voglio prendermi responsabilità strane sul gioco. Tu cosa vuoi? Vivante delle terre alte è il tuo vero nome. Io ti chiamerò Balbarbero. 2, 3, 4. Per me siete quasi tutti uguali. La tua borsa si sta riempiendo? Potrei portarti qualcosa? No, non puoi portarmi niente. L'unica cosa che io ho l'account premium e quindi ti posso tenere come amico e mi aiuti nelle battaglie. L'unica cosa che posso fare. E ho l'account premium perché l'ho pagato. Mannaggia il diamine, ma uno... No, questo è... Cosa? Mi ha tolto metà vita. Amo mio fratello, nel video con... comparirà due volte nel video. È meglio che scappiamo. Silenzio. Sì. Questo qua sarà il video prova mio fratello. Non ti tollererò. Mio fratello entra mentre sto registrando Diablo 3. Te, il tuo barbarbero. Sufficiente. Ok, allora si sta rivelando un casino sta roba. No, mi stava per congelare. E le stofante che mi dice: ti prego, uccidili prima che mi uccidano. Non è semplice. Devo scappare. Scappa, 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 scappa. Se no mi uccidono male. Ok. L'altro secondo problema della cena vario. Adesso qua trovo l'uscita. Lo so. Anche oggi finisce qua e ci penserò al prossimo episodio per finire. Ci vediamo alla prossima. No, aspettate. Questo episodio sì, può andare bene così. E
Ciao!